vedo molte facce conosciute. Siamo ormai un gruppo di amici che si ritrovano e di problemi che ritrovano anch'essi e di prospettive che si hanno. Abbiamo iniziato con molti di voi discorsi vari e interessantissimi che speriamo di portare. L'amico Enrico, il quale si è reso disponibile sin dal primo momento e ha affrontato un compito durissimo, qual è quello di organizzare un convegno che sa solo chi l'ha già affrontato. Qui abbiamo tra di noi Don Alberto e Gabriele, Vanin, che sanno cosa sono costate le precedenti edizioni. Io ringrazio quindi tantissimo Enrico di tutto quello che ha fatto. E poi vi voglio esprimere in particolare i miei complimenti per l'attività di Domonica, per ciò che ha fatto nelle scuole, per la ricerca e per l'individuazione di quadranti che ha fatto con un intervento su due esemplari, con coinvolgimento di ragazzi, di famiglie, di strutture, alla ricerca a patrimonio territoriale, locale, costituito anche dai quadranti solari. Quindi io concludo con questo ringraziamento, auguro a tutti quanti buon lavoro. Grazie Francesco per le gentili parole, volevo dire abbiamo condotto un lavoro sul territorio, ma io ho rinunciato a presentarlo per lasciare maggior spazio alla presenza, anche perché non è una cosa eccellente che di questo di Francesco Zanarida che già me l'ha concesso e la presentazione della versione di Aldo Tavolaro, una cosa a cui tengo particolarmente. Su una struttura, ho visto lo scritto di Tavolaro e ho saputo che Tavolaro non veniva e ne sono rimasto molto colpito, però ho colto al volo l'occasione, siccome altre tante cose che ho visto nella Gnomonica, lo dico senza mezzi di termini, voi vedrete domani dalle mie, la trigonometria ai monumenti delle costruzioni antiche e domani vedrete chi è Aldo Tavolaro. Un'ultima informazione. Sono disponibili gli atti del seminario precedente. Gli atti saranno agli atti futuri, gli atti del convegno passato. Li potete rivolgere da Gabriele Vanini, che ha curato questi atti. Bene, io ringrazio ancora. Io cedo la parola al primo, che è Pier Giuseppe Lavoni, per la determinazione del concetto di quadro per i valori autoconsapevoli. Attraversato il portone d'ingresso si accende ad un androne, da questo punto è già possibile scorgere le due meridiane. Questo punto ovviamente è una diapositiva un po' difficile da vedere, comunque attraverso la prima arcata si vede la meridiana della francese e sullo sfondo 1967, sono state costruite da P. Christopoulos, probabilmente quando aveva 60 anni, come si può dedurre dalla scritta incompleta leggibile sulla meridiana. Possono essere più che altro legate proprio alla costruzione. Osservando da vicino l'intonaco abbiamo ritrovato tutte le incisioni utilizzate sia per dipingere le linee orarie, quindi l'incisione proprio della linea, sia tutti i buchi, i punti. Si sostiene sull'esperienza personale. Dovrò così affrontare una serie di difficoltà nella trattazione. I contenuti personali di un argomento sono sempre insidiosi. Parlare di se stessi, delle proprie cose, esporsi di prima persona, anche quando necessario, mette sempre in pericolo i delicati equilibri del buon gusto. Inoltre, molto attenzione, un orologio così fatto viene presentato da Rol come un pochettino complesso, parlare di meglio i rami non rettili, i rami un po' che erano costati. Anche chiaramente quello singolo, ma ancora stesse lavorando, sto lavorando a un'ipotesi di orologio a riflessione. Cioè, un orologio, un gnomone, in realtà, l'indicatore delle ore è un niente. Quindi l'indicazione sulla parete è una. Questi i vantaggi dello strumento di riflessione. Ma aggiungo ancora, nel mezzogiorno, pretendiamo
una approssimazione piuttosto spinta. Anche male meridiano ordinario è questo naturale. Con questa disposizione, essendo libera la distanza tra lo specchio e la parete, io posso avere in parabola, si concentrano su un unico segnale sulla parete. E ho, praticamente ho un segnale luminoso quanto voglio. In più, è nota l'importanza della lettura in tempo medio. La maggior parte degli orologi solari vanno in tempo solare vero locale. Sarebbe interessante la lettura in tempo benedetta curva 8, che non si sa se è da destra o a sinistra. Con questo sistema invece, raddoppiando lo specchio e mascherandone uno alla una vastissima famiglia di orologi solari che vogliamo ora approfondire e analizzare, appunto la famiglia degli analematici. L'origine comune di tutti i membri della famiglia che vogliamo conoscere è il comunissimo elementare orologio equatoriale o equinoziale. Il piano tangente in questo punto è esattamente parallelo al mio piano di terra. A questo punto, su questo mappamondo che io chiamo parallelo, perché lo chiamo parallelo? Perché quest'asse è esattamente parallelo all'asse della Terra. E i paesi sono orientati esattamente come sono sulla Terra, cioè a dire io sono quassù e tutto il resto del mondo è sotto i nostri piedi. Allora diciamo che questa fretta di superare l'egocentrismo dei bambini forse ha dei lati che non sono tanto positivi, perché invece in questo caso va valorizzato. Diciamo, questa è veramente la nostra posizione, da questo punto che noi concepiamo tutto il resto. E su questa sfera così orientata succede esattamente quello che succede sulla sfera della Terra, cioè a dire io qui leggo dove il sole, se lo metto al sole ovviamente, dove il sole sta sorgendo, dove il sole sta tramontando, vedo finalmente quel fatto misterioso sui poli, quale polo è illuminato e quale è in ombra, perché su questa sfera così sistemata il sole fa esattamente quello che fa sulla Terra. Allora ovviamente non si tratta più di lavorare con le lampadine, si tratta di lavorare all'aperto con il sole vero che non si sbaglia, che ha la sua declinazione esattamente e che va con la sua velocità, per cui io posso vedere che cosa succede.